Con un maxi investimento da 70 milioni, finanziato vendendo titoli della Cassa Depositi e Prestiti, la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha acquistato l'1,1% di Credit Agricole Cari Parma. Nasce così una nuova forte sinergia tra i due territori. La Selta di Cadeo ha proposto domanda di concordato preventivo per far fronte a 47 milioni di euro di debiti. A rischio quindi i 137 lavoratori della sede di Cadeo. Dura presa di posizione dei sindacati. Tragedia in mattinata a Fiorenzuola. Un operaio che lavorava lungo i binari è stato travolto e ucciso da un treno in transito. Ai microfoni di Telelibertà parla il giovane egiziano che vive a Piacenza, denunciato nei giorni scorsi per terrorismo internazionale. Non sono un estremista, vittima di un grande errore. La puntata di questa sera di Hashtag Ricette in Salute all'interno del TGL+ si occuperà dei pranzi, delle feste che ci attenderanno tra pochi giorni.